Quasi 20 anni di attività dell'Autorità Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, raccontati da 10 speaker d'eccezione, tra i 13 e i 17 anni. È quanto è andato in scena al Tempio di Adriano a Roma in occasione del meeting Ragazzi al Centro. Oltre 150 giovani si sono confrontati con la garante Filomena Albano su temi quali l'ascolto e la partecipazione, la mediazione a scuola, la centralità dei figli negli affetti, l'integrazione, l'inclusione sociale e la giustizia educativa. 900 studenti in piazza a Marsala per protestare contro i problemi strutturali che la loro scuola, il liceo scientifico Ruggeri, sta attraversando a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'edificio. La soluzione suggerita dal commissario della provincia di Trapani, ovvero quella di effettuare i doppi turni, non è stata accolta con buone speranze da alunni e genitori, ma soprattutto da docenti e dirigente scolastico. Una prospettiva che inciderebbe negativamente sulla serenità e sull'organizzazione scolastica, compromettendo il corretto funzionamento del percorso formativo. La manifestazione è solo la prima di altre in programma, che saranno supportate dagli altri istituti marsalesi. Il vecchio giornale quotidiano sembra essere ormai passato di moda, lo dimostra anche il videoservizio dei ragazzi dell'Istituto Croce Aleramo di Roma, che ospiti nella sede dell'agenzia di stampa Dire sono andati a chiedere come ci si informa oggi. Siamo dei ragazzi della redazione del giornalino scolastico del Croce Aleramo e siamo qui oggi per intervistare delle persone riguardo alle informazioni sui social e la comunicazione appunto delle informazioni. Tu quando ti informi riguardo delle notizie, preferisci il cartaceo, cioè il giornale, oppure l'online? Allora, solitamente utilizzo l'online, però comunque se ho anche possibilità di usare il cartaceo, non mi tiro indietro. Ecco. Principalmente dal cartaceo. Sì. Siamo vecchi. Su internet. Di solito ovviamente c'è il telegiornale, però penso che tramite social media e comunque da internet si possono acquisire molte informazioni da diverse fonti che a volte possono anche essere affidate. No, cartacee sinceramente quasi mai. E quando diciamo trovate delle informazioni online, per esempio che ne so, su Twitter o su Facebook, andate a diciamo verificarle su testate giornalistiche online oppure diciamo vi affidate? Generalmente non so se affidarsi sia una buona cosa, perché sappiamo tutti che le bufale ce ne sono tante. Tuttavia però, dopo aver dato un'occhiata a comunque l'argomento che si sta trattando e comunque la fonte, di solito se mi interessa particolarmente la cosa faccio le mie ricerche. Al via la nuova edizione del concorso nazionale Immagini per la Terra, promosso dall'associazione ambientalista Green Cross Italia, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con il sostegno di Acqualete. L'iniziativa punta l'attenzione sull'efficienza energetica, invitando gli insegnanti a portare l'energia in classe, sui banchi di scuola, per studiare quella pulita e sostenibile e scoprire i trucchi del risparmio, per poi uscire dalle aule per andare in missione per conto dell'ambiente, dall'istituto scolastico al quartiere, dalla casa alla strada, dalla città alla campagna, dal comune alla provincia. Sono queste le chiavi con cui gli studenti potranno mettersi in gioco con le loro energie, per cercare informazioni su come ridurre i consumi, valutare la classe energetica degli istituti, proporre soluzioni efficaci. Istituto Divina Provvidenza. Incoraggiare gli abitanti di Certosa a essere costruttori di ponti è stato l'intento dell'iniziativa che si è tenuta oggi quando i bambini hanno ricordato le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Edoardo De Amicis di Tremestieri Etneo. Gli studenti dell'istituto hanno partecipato a un incontro sull'uso consapevole di internet, sui pro e i contro del web. Scuola Ambrogio Spinola di Genova. Gli alunni hanno partecipato al progetto Un presepe senza sprechi, realizzato con materiali da riciclo. Istituto Comprensivo Rivarolo di Genova. Gli alunni della seconda M hanno intervistato l'attore Dario Aita.